Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Visioni Romane, un progetto di conversazioni sull'architettura e su Roma, curato da Tari Architect, che ha l'obiettivo di coinvolgere una serie di figure pubbliche per discutere insieme sul rilancio urbano della capitale. Oggi lo faremo con Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild SPA, già conosciuta come Salini in Pregido, un player globale nel settore delle costruzioni delle infrastrutture complesse che opera in più di 50 paesi del mondo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. È con noi l'architetto e professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti, il Buongiorno. Buongiorno. cofondatore dello studio Tari Architect, Marco Tanzilli, che sono anche appunto i curatori di questo progetto. Buongiorno. E ci accompagna in questa chiacchierata anche Samuel Quagliotto dello studio di architettura Atelier Quagliotto, che considera l'azione progettuale come una continua ricerca tanto nei materiali costruttivi quanto della storia e della tradizione del contesto. Buongiorno Samuel. Ciao, buongiorno a tutti. E vorrei cominciare proprio con una domanda al nostro ospite, che più che una domanda è una riflessione sul fatto che per riuscire a immaginare il futuro di Roma c'è bisogno di comprenderne innanzitutto la situazione presente. Quindi, cosa rappresenta per lei oggi Roma? Rappresenta casa, rappresenta la vita, rappresenta i canoni estetici, rappresentano i colori. Rappresenta un po' il profumo, rappresenta quando si va via il luogo dove si torna. Quindi Roma è per me non solo la base della mia famiglia, ma anche il senso di appartenenza. Roma è un privilegio essere nati a Roma, perché si può nascere in tanti posti del mondo, una casualità non si sceglie. È un privilegio essere nati a Roma e anche in qualche modo qualcosa che segna la vita, perché ci rende in qualche modo sempre, sempre diversi dagli altri, cioè sempre in qualche modo misuriamo gli altri con la loro sfortuna di non essere romani. E quindi quando andiamo a vedere qualcosa di meraviglioso, di bello, alla fine siamo un po' sempre quei viaggiatori stupefatti, gli Stendhal, i Goethe, che vengono e rimangono in qualche modo attratti per sempre, pur venendo da paesi diversi, grigi, da Oltralpe, e quindi in qualche modo da quel nord che ci rende così diversi da noi, ma nello stesso tempo rimangono irresistibilmente attratti da questa bellezza eterna che anche quando è in rovina attrae. E abbiamo ancora questo spirito romantico, cioè in qualche modo il romano è stato romantico. Non si stupefà del fatto che non si puliscono le strade, che non si taglia l'erba, che le fogne siano sempre intasate ormai da migliaia di anni. Perché ha questo spirito romantico, cioè attraversa la città e in qualche modo non la vede per quelle che sono le cose brutte, ma la vede per quelle che sono le cose straordinarie che questa città offre. I colori, il barocco. Cioè, voglio dire, questa città, quando il sole tramonta a questi colori che sono unici al mondo, nessuno riesce a riprodurre questi colori. E questa luce che si irraggia nell'atmosfera ci rende un po' speciali. Sicuramente questa è la risposta più ottimistica che abbiamo avuto a questa domanda fino ad oggi. Passerei la parola al professore Giancotti. Buongiorno, ancora un saluto a tutti. A me piacerebbe spendere qualche minuto su un argomento che è stato anche in parte già toccato nei precedenti incontri ai quali ho partecipato, che è una riflessione su come, non solo nell'antichità, ma come dire, esiste un patrimonio di enorme qualità, di edilizia anche privata, che è stata, insomma, che costruisce l'immagine anche della Roma moderna, che è stato il risultato di una straordinaria sinergia in quegli anni tra committenza, architetti ed imprese esecutrici. Se vogliamo, anche le realizzazioni pubbliche di quegli anni, comunque residenziali e non, sono di fatto diventato dei casi di studio di riferimento su scala internazionale.
insomma, penso che sia opinione comune come questa sinergia nel corso degli anni si sia, come dire, totalmente persa, no? Così come lo diciamo anche, come dire, non è una recriminazione, ma in realtà un po' tutti, anche noi nell'ambito universitario, ci dobbiamo un po' così interrogare su questa scollatura che si è generata poi proprio nella possibilità di incidere sul disegno della città. Però questa sinergia che si è persa, e queste tre figure sono non più in sinergia, ma sono sempre in perenne contrapposizione, no? Quasi come se fosse veramente difficile trovare all'interno del processo edilizio degli obiettivi comuni. Mi faceva piacere avere una sua opinione in proposito. Ma diciamo, è chiaro che il sistema di fare le cose è sempre un sistema concertato, non esiste un sistema in cui non ci sia una collaborazione fra tutti, lo dimostra il Ponte di Genova, cioè il Ponte di Genova è l'esempio oggi fastidioso, perché ricorda che tutto quello che non si fa concertato, che non si fa essendo parte della stessa squadra, fa fatica a essere realizzato. Allora, il Ponte di Genova che cosa ci dimostra? Ci dimostra che se noi siamo la stessa squadra, se giochiamo per lo stesso obiettivo, che poi alla fine è la vita delle persone, la qualità della vita delle persone, gli architetti progettano non per se stessi, progettano per le persone, progettano per chi abita i loro manufatti, per chi vive l'urbanistica che loro pensano e immaginano. I politici non realizzano le opere pubbliche per se stessi, non sono autocelebrativi, almeno in casi di casi che sono magari meno interessanti di quelli che viviamo, ma ecco, vivono questa esperienza democratica che è in sostanza il fatto di confrontarsi e di riuscire a fare delle cose per il bene collettivo, no? Questa è l'esperienza democratica che noi ci portiamo adesso appresso. Il problema è come farlo. Allora, con che spirito farlo? In che modo riuscire a mettersi d'accordo? In che modo per riuscire a raggiungere gli obiettivi. Se uno guarda la città di Roma è l'esempio di come questo non è avvenuto. La città di Roma è una grande capitale con un sistema di mobilità urbana di una città africana. Ha un sistema di metropolitane che nelle grandi capitali europee è quello di un quartiere. Ha una lunghezza della propria viabilità tangenziale che è rimasta a quella progettata da un ingegnere dell'ANAS che si chiamava Gra, che noi tutti ricordiamo per questa ragione. E allora il tema qual è? È che la progettazione ha abbandonato questa città e in qualche modo l'ha abbandonata perché tutti gli esempi che noi abbiamo di progettazione in questa città sono esempi piccoli, modesti, senza pianificazione, senza visione di un futuro. E guardate che questo viene dal passato, non viene solo da oggi, no? Immaginate il sistema direzionale orientale. Vi ricordate questo nome? Lo SDO. Che è successo? Niente. Cioè, è stata fatta una progettazione di spostare ministeri, organizzazioni da un'altra parte, svuotando il centro storico, e non è stato mai realizzato. Oppure guardate altri punti, la riqualificazione del quartiere Ostiense. Vogliamo parlare di un esempio di quelli che sono più violenti in una città. La riqualificazione del quartiere Ostiense. Stavo andando recentemente, sono andato a visitare quel bellissimo, straordinario museo che è la Centrale Montemartini. Allora, sono andato là perché c'erano due statue che mi piacciono particolarmente, sono appassionato di arte romana, sono andato a vedere queste due statue, ma nella sostanza ho fatto questo percorso attraversando a piedi, perché ho parcheggiato lontano, quel pezzo di città. E quel pezzo, quel museo, che è una meraviglia assoluta, sta in un pezzo di città che sembra che sia stata appena bombardata. Cioè è una città medio orientale, è una capitale del Libano, che è stata appena lasciata dai drusi. È stata distrutta. Ecco, noi abbiamo pensato, gli urbanisti che si sono susseguiti, che questo fosse un esempio di recupero architettonico, cioè
prendere un mercato e farlo diventare che cosa? Il nulla. I mercati, io voglio su questo spendere una parola, i mercati sono bellissimi, i mercati sono un posto dove si incontrano le persone, dove si compra da mangiare, dove si vive, dove si comprano i fiori, e sono coloriti, sono profumati, sono puzzolenti, sono il luogo dove l'umanità da sempre si incontra. Ma i mercati il pomeriggio, quando le merci hanno abbandonato i banconi, quando è rimasto solo la mondezza, non sono belli. E soprattutto non sono mai belli quando sono vuoti. Non so se vi è mai capitato di vedere un mercato quando è chiuso. Un mercato quando è chiuso è brutto. Quello che fa il mercato bello sono le cose, la vita. Allora, il sogno di vedere un quartiere come quello, che è Mercati Generali, che è ex mattatoio, e recuperare urbanisticamente questa idea di riuso di quei locali in questi modi così surreali, le cooperative, o quel tipo di utilizzo che è sempre in qualche modo miserabile di questi fabbricati, dà luogo poi al degrado. Cioè succede questo. Il fatto di dire facciamo il GRA 40 anni fa o 50 anni fa o anche di più e non facciamo nient'altro. Parigi sta alla terza o quarta rete di circolazione extraurbana, perché noi viviamo oggi in città periferiche. Quando si parla che la Roma del centro storico ha meno del 10% degli abitanti di Roma, in realtà ce n'è molti meno. Io penso che non si arriva agli 80.000 persone nel centro storico di Roma, inteso come all'interno delle mura. E allora tutto il resto vive fuori, ma è tutto il resto che servizi gli diamo? Tutto il resto che significa? Come si muove questa gente? Come la facciamo penetrare Roma e uscire da Roma per andare a lavorare? Non ci ha pensato nessuno. Noi ci siamo imbattuti diverse volte in operazioni di prolungamento di metropolitane, di due metropolitane, perché Roma di questo si tratta, la linea B. Con la B1 abbiamo fatto un progetto sulla B che poi si è miserabilmente perso. Non si sa più che fine abbia fatto questo progetto, che avevamo anche vinto e che avrebbe tra l'altro dato luogo a un certo numero di revisioni di certe aree che erano state offerte in concambio, ma soprattutto c'è la linea A storica. Ecco, queste linee, se uno le guarda sulla città, non incontrano mai il grande raccordo anulare. Cioè sono sempre interne alla città. E in qualche modo quindi non portano nessuno dentro la città e quindi non lasciano fuori per esempio il traffico, lo fanno entrare nella città e non hanno attaccato niente, non hanno parcheggi, non hanno strutture, non hanno strutture di scambio. Quindi una città va progettata per essere utilizzata. Adesso scusate la digressione sul tema, cioè che qua l'urbanistica è mancata. Abbiamo fatto moltissima politica, pochissima urbanistica reale, cioè quella attaccata alla vita delle persone, alla vita delle persone normali. Allora, guardiamo, mi parlava di qualità degli edifici costruiti negli anni 60. Beh, insomma, c'è sta gente, potremmo discutere a lungo sulla qualità del recupero oppure della costruzione dopo degli anni 60. Ci sono molti quartieri che necessiterebbero interventi radicali di ricostruzione. Ricordiamoci tutti che oggi affrontiamo un tema che per chi costruisce è molto importante, la vita tecnica del calcestruzzo. Allora, è un tema sul quale tutto il mondo che ruota attorno all'architettura e alle costruzioni bisogna che si misura. Cioè la vita tecnica del calcestruzzo è un tema che oggi comincerà a impattare la vita del presente in modo significativo. Tutte le costruzioni che sono state fatte negli anni 50 e 60 in calcestruzzo sono morte. Moltissime sono morte senza saperlo e cominceremo a affrontare una serie di problemi molto seri. Ricordiamoci anche, questo glielo dico per aver fatto una metropolitana passando sotto i fabbricati di Roma, per esempio in quella attività verso Conca d'Oro, che è passata proprio dentro una strada, uno si rende conto che molto spesso le fondazioni disegnate sui fabbricati che sono state portate, diciamo, agli uffici del genio civile non ci sono sotto quei fabbricati.
Cioè, ricordiamoci anche che l'edilizia realizzata da quella magari immaginata, magari disegnata, a volte è diversa, cioè gli S-built sono diversi da come sono stati progettati, quindi anche la qualità di quei fabbricati visibile è diversa da quella reale. Allora, questo ci deve far pensare, perché Roma sarebbe una palestra straordinaria di recupero reale del realizzato. Primo per i suoi bellissimi quartieri, sono quartieri storici, costruiti come quartieri di edilizia popolare, la Garbatella, facciamo un esempio. Ecco, oggi uno pensa alla Garbatella e la va a visitare e dice questo è un quartiere popolare. No, rispetto ai quartieri popolari ha una distanza siderale. Oppure San Sabba, ecco, insomma, uno va a vedere la piazza di San Sabba, quartiere dei ferrovieri. Insomma, la vede oggi e dice che è un posto meraviglioso, è un posto dove vorrei vivere. Allora, bisogna ripensare alla qualità di quello che facciamo e di come viene fatto. Spessissimo affrontiamo città in cui il nome di una città è sensibilmente diverso da come la città poi si sviluppa. Sono molte città una dentro l'altra, in realtà. Immaginiamo per esempio Londra. Londra non è una città, è un insieme di città. È un insieme di città separate per raggiungere le quali devi affrontare dei viaggi. Per andare da Mayfair alla City ci vuole, quando c'è traffico, 1 ora e 50. Cioè, stiamo parlando della distanza che c'è fra Roma e Milano, ecco, per dire, dal punto di vista del tempo utilizzato. E allora sono città diverse, ma sono città che sono in qualche modo autosufficienti. Cioè la gente che vive in quei quartieri di Londra in realtà non ha necessità di andare da un'altra parte, c'ha tutto. C'ha tutti i servizi, c'ha tutti i negozi, ha la fruizione di tutto e nello stesso tempo può decidere di andare da altre parti di Londra. Ecco, Roma non è così. Roma è una città in cui c'è un solo centro. Ci sono interi quartieri costruiti negli anni 50 e 60 che non hanno una piazza. Cioè, è un pensiero che dobbiamo fare, secondo me, per rivedere la città. Presidente, a proposito proprio del confronto di Roma con altre capitali, lei ha citato Londra, ma possiamo fare l'esempio anche di Madrid, di Parigi, ma tante altre. Passerei la parola all'architetto Samuel Quagliotto. Sì, io vorrei appunto, mi ha anticipato un po' anche il tema della metropolitana. Io appunto volevo affrontare con lei questo argomento che ha come termine di paragone due capitali in cui appunto lei ha realizzato la metropolitana. Roma con la linea B1 e Copenaghen la M3. E questo perché anche sono entrambi città in cui ho vissuto e poi avendo collaborato nel team per il progetto della stazione museo della linea C di San Giovanni, è un tema che conosco. E quindi vorrei appunto parlare di questo confronto. Innanzitutto dicendo che Copenaghen fino al 1970 era una città dove le strade erano piene di macchine come da noi in Italia, come a Roma. E invece adesso è completamente cambiata la situazione, le strade vengono progettate per le persone, per diventare delle stanze della città. E Roma potrebbe adottare lo stesso metodo. E il porto di Copenaghen fino a 20 anni fa era uno dei più inquinati d'Europa, poi attraverso un processo di bonifica delle acque adesso è diventato un luogo dove le persone si possono fare il bagno, dove vengono progettati dei luoghi urbani a disposizione delle persone. E mi chiedo, cioè, anche il Tevere ha questa possibilità, ha questa voglia di essere vissuto, più che lasciato isolato lì nel centro della città. E poi, andando un po' avanti, il termovalorizzatore di Copenaghen, più che essere un edificio isolato e scomodo, è stato progettato con una pista da sci affinché possa essere usato dalla comunità e diventare un luogo di incontro e per fare sport. Il tappeto sintetico, appunto, della pista da sci è stato prodotto da un'azienda bergamasca. E un po' lei poi diceva anche della metropolitana a Roma, che appunto non serve tutti quei quartieri più fuori. Invece a Copenaghen il tema è: prima costruisco la metro, prima faccio arrivare le persone e poi intorno alla metro, intorno alla fermata, incomincio ad espandermi. E quindi lei ha affermato appunto che per attivare un piano di rilancio bisogna puntare proprio sulle opere pubbliche, che se non sbaglio è quello che sta facendo Copenaghen. E
Questo per dirle che se un tempo gli architetti, gli artisti che del passato si recavano in Italia per studiare le opere italiane, poi progettare nel loro paese delle opere con più conoscenza, forse è in questo momento storico che l'Italia dovrebbe essere proprio lei a prendere spunto, esempio, da altre città. E data la sua duplice esperienza nel realizzare infrastrutture sia a Roma che a Copenaghen, quali sono gli aspetti positivi che lei ha in prima persona assorbito dalla cultura danese e vorrebbe comunque applicarli a Roma, ma comprendendo anche tutta Italia, e per realizzare appunto nuove opere pubbliche e nuove infrastrutture? Beh, intanto la cultura del fastidio, cioè io voglio dire questo, Copenaghen ha fatto una scelta molto impattante sulla città, fare 17 stazioni nel centro della città significa mettere la città a soqquadro per un certo numero di anni. Tutte le opere pubbliche, quando vengono costruite nel momento della realizzazione, sono una scocciatura. I politici americani definiscono le opere pubbliche come non sexy. Non sexy perché normalmente chi le decide non viene più eletto, perché normalmente chi ne trae beneficio è la generazione di politici successiva, addirittura 2 volte successiva. Quindi richiede un coraggio che spesso manca, nel senso che fare queste operazioni impattanti, immaginate, insomma, i commercianti di Copenaghen, per 4 anni o per 5 anni deviazioni continue del traffico, cioè impatto sulla città. In qualche modo tutti pagano qualcosa per avere qualcosa in futuro. Io sono stato lì il primo giorno in cui la metropolitana è stata aperta, senza particolari fattori di pubblicità, in qualche modo era piena, lo stesso giorno dell'apertura, piena. Il giorno dopo, sono andato poi una settimana dopo perché il nostro presidente ha voluto, faceva un viaggio di Stato in Copenaghen e ci ha reso l'onore di venire a visitare, quindi una giornata qualsiasi, non di inaugurazione, la metropolitana era piena. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente in realtà questo manufatto, questa infrastruttura la voleva, gli serviva, cioè avrebbe avuto bisogno di averlo e quindi in qualche modo si è giustificato questo fattore di tempo, di fastidio, perché ha pagato, ma poi ha ottenuto. Ecco, noi quanto tempo è che a Roma non facciamo una infrastruttura? Le ultime vere infrastrutture sono la Cristoforo Colombo. Sulle metropolitane stiamo parlando la linea A, siamo negli anni 60, la linea B. Anni 70, cioè stiamo parlando di 40 anni di vuoto. Questa città ha un vuoto pneumatico per 40 anni, totale. Vivendo sul passato, è chiaro che per un cittadino romano che dà per scontato che funziona ancora la cloaca massima, dopo 2000 anni di storia, il tempo c'è un elemento relativo, cioè non è che si preoccupa se le fogne qualcuno le ha progettate, c'è la cloaca massima. Ma non serve tutta Roma, la cloaca massima, servono le fogne anche nelle periferie dove facciamo invece crescere dei fabbricati. Allora bisogna pensare a questo, a come depuriamo quell'acqua, come si arriva in questi posti, come si vive in quei posti. Noi non possiamo pensare che i centri commerciali, che peraltro posizioniamo in posti assurdi, siano diventati la piazza del presente per la maggior parte dei cittadini. Di posti dove abitano magari a chilometri di distanza e devono prendere la metro per andare a fare il sabato, la domenica, lo struscio sulla piazza del centro commerciale. Ma è impossibile, questa non è una città. Cioè, questo è un pensiero di un pazzo. Allora, questo per rimanere sotto il profilo. Quindi adesso io vi dico, voi siete i ragazzi giovani e rappresentate l'architettura del futuro. Dovete combattere queste idee, dovete avere il coraggio sociale e civile di dire basta. Cioè non si può rimanere prigionieri di questi modelli assurdi del lasciar fare oppure di fare quello che possiamo. Bisogna combattere per cambiare questa schifezza che ci sta sopraffacendo. Ma voi, insomma, io non so chi di voi ha fatto recentemente
il viaggio dall'aeroporto di Fiumicino a Roma e vede questa strada che ci porta a Roma e dice: ma com'è possibile? Ma che è successo? Cioè, crescono gli alberi in mezzo alla strada, spuntano dal viadotto gli alberi. Cioè, l'ultima volta che hanno messo a posto i guardrail sarà stata 50 anni fa. Cioè, non è possibile. Dobbiamo reagire, cioè come cittadini dobbiamo reagire tutti e capire che questo non può più essere il sistema con cui diamo per scontato che l'erba non si tagli. Noi siamo stati romani zitti per 3 anni, l'erba non si taglia. Ci siamo bevuti quelle panzane di mandare le capre nei parchi a tagliare l'erba, ma vi rendete conto? Però io lo dico, io non sono più un ragazzo, non sono più capace di mettermi in piazza a strillare per fare quello, ma voi fatelo, perché non possiamo adattarci, soprattutto non è corretto adattarci nei confronti di tutti, e soprattutto chi fa l'architetto e che in qualche modo vede questo non può fermarsi dal dirlo. E non possiamo vedere dei quartieri che sono senza una piazza, non c'è l'illuminazione, fabbricati, adesso vi dico, di una bruttezza cosmica, in cui vive una parte della popolazione che non può che diventare criminale, perché la reazione al vivere in quei quartieri, hai visto quei film fantastico, un gatto in tangenziale, e insomma il gatto in tangenziale ha qualcosa da raccontarci questa storia. In effetti quei quartieri sono produttori di disagio sociale, ma anche di coltivazione di odio. Non può non esserlo. L'architettura è madre di questo. Allora, quando parliamo di Roma, città meravigliosissima, straordinaria, fantastica, con le sue luci, col suo barocco, ci riferiamo sempre al centro storico, la cui unica attività oggi della politica e degli architetti che ci hanno lavorato è come peggiorarla. E ci sono anche riusciti in alcuni posti, adesso non ve li sto a citare per evitare di criticare mostri sacri della nostra urbanistica, però ci sono anche riusciti drammaticamente. Allora, almeno salviamo le periferie se non siamo riusciti a salvare il centro storico, cioè diamoci da fare. È proprio quello che stiamo cercando di fare con queste conversazioni, perlomeno di aprire appunto il dibattito, un dibattito a più voci, che non sia solo autoreferenziale all'interno del mondo dell'architettura, ma che coinvolga personaggi esterni al mondo della professione. E passerei proprio la parola a Marco Tanzilli, che è il giovane architetto che ha, diciamo, ideato questo format. Sì, ecco, in realtà dopo questo appello è un po' difficile cambiare il discorso, però io in realtà volevo tornare su un argomento che ha citato all'inizio, che è il Ponte di Genova. Abbiamo avuto la fortuna anche di parlarne col presidente Massolo in un'altra conversazione, e in qualche modo, diciamo, sappiamo tutti che quest'opera, sin dall'inizio, ovviamente in questa situazione emergenziale che c'è stata, è andata in deroga un po' a tutto, fondamentalmente a tutto il sistema, a tutto il codice di appalti, a partire da piano che regala il progetto, eccetera, non, senza farne una critica, ovviamente, e perché in una situazione così di emergenza ci sta, però sicuramente apre una riflessione su tanti aspetti. Primo fra tutti, tantissime persone hanno affermato come il sindaco Bucci, diventando commissario straordinario, sia riuscito in qualche modo a scavalcare tanti cavilli burocratici e a far costruire così velocemente il ponte. Poi in realtà, anche parlando col presidente Massolo, siamo accorti come questo, in una società privata, normale, è scontato in realtà che i tempi siano, si riesca a fare un progetto on time e on budget, no? Per cui appunto il presidente Massolo diceva: per noi, se facciamo un ritardo, gli armatori ci chiedono non so quanti milioni di penali, no? Allora, immagino lo stesso valga, insomma, nel mondo privato delle costruzioni.
E allora a questo punto, sapendo che il problema, uno dei problemi principali nel mondo delle costruzioni in Italia è proprio quello delle tempistiche, perché immaginiamo ora, senza citare la solita Salerno-Reggio Calabria, però invece quei esempi più vicini su Roma, la Nuvola di Fuxas ci ha messo 20 anni per essere costruita, il progetto se non sbaglio era del 98 il concorso, o anche a tutte quelle che sono le opere incompiute sul territorio italiano che abbiamo. Il professor Giancotti ha scritto adesso un libro che ha pubblicato da poco, molto approfondito su questo tema, e la domanda alla fine che viene da porsi è: com'è possibile che in Italia, lei che in qualche modo ha costruito veramente opere importantissime, grandissime in tutto il mondo, e quindi immagino abbia avuto a che fare con la pubblica amministrazione veramente globale, com'è possibile che in Italia non si riesca a costruire con dei tempi consoni e accettabili? E soprattutto se secondo lei questo modello Genova che tutti stiamo decantando e dicendo è possibile che venga riapplicato, e ovviamente intendo per riapplicato non con un commissario speciale e straordinario, ma intendo proprio una tempistica così veloce può essere replicata in una situazione ordinaria ad oggi in Italia secondo lei? Tanto per cominciare, il modello Genova non è un modello senza regole, come qualcuno ritiene di propagandare a torto, perché è un modello che ha seguito tutte le regole, e questa è la cosa che fa più inferocire, nel senso che mentre si ritiene di raccontare che il modello Genova significa deregulation totale, e quindi che il sindaco di Genova commissario faccia o abbia fatto quello che gli pare, in realtà non è così. Cioè il modello Genova è un sindaco commissario che ha seguito tutte le leggi ordinarie e soprattutto ha seguito quelle europee, quindi direttive europee. Il sistema dei controlli sulla qualità, sulla legalità, sul rispetto delle norme ambientali è stato totale, quindi più ampio di quello che è previsto dalla legislazione ordinaria e quello che viene seguito negli appalti secondo il codice degli appalti. L'unica cosa che ha modificato e che ha seguito per l'affidamento la normativa europea, cioè ha scelto un certo numero di imprese, le ha chiamate, ha fatto le sue valutazioni e ha deciso a chi affidare secondo questa normativa, cioè una normativa europea che avremmo dovuto utilizzare anche noi e che invece noi abbiamo ritenuto nel nostro codice di cambiare, perché siamo dei bravissimi costruttori, come dimostrano il fatto che non funziona niente. Allora, il tema di fondo qual è? Noi la legge europea non ci sta bene. Va bene all'Inghilterra, va bene al Portogallo che l'applicano senza nessun plating, cioè non c'è una norma in più. Hanno preso esattamente questo. A noi non ci va bene, ma noi negli ultimi 5 anni siamo stati in grado di spendere con quel codice di appalti 4 miliardi di euro in totale. C'è qualcuno che vorrebbe difenderlo, questo codice degli appalti, che peraltro è la 8ª versione del codice degli appalti post 1992. Allora, che cosa sono questi codici degli appalti di cui tutti parlano senza sapere né che cosa servono né che cosa ci si fa? Allora, innanzitutto sono destinati a gestire grosso modo 16 miliardi di euro l'anno nelle intenzioni, cioè il totale della spesa pubblica, così per tutti lo sappiate, vale circa 820 miliardi. Il 2% della spesa pubblica è rappresentata dalle spese per investimento in infrastrutture. 2% della spesa pubblica. Sul 98% come viene speso, come viene utilizzato, che cosa ci si fa, nessuno di noi sa niente. Vengono assunte, leggo adesso recentemente, 25.000 insegnanti in una scuola chiusa e non si sa per fare che, perché noi siamo un paese sostanzialmente a crescita zero, anzi in decrescita, quindi prendiamo altri 25.000 insegnanti, non si sa come, ma nessuno sa come funziona quel processo, mentre si sa tutto su come funziona mettere a posto una strada o per esempio fare l'appalto per tagliare l'erba, va bene? Ecco, non si taglia l'erba, quindi c'è qualcosa che non funziona. Genova si fa seguendo le norme, a Roma non si taglia l'erba. Allora vediamo di capire che cosa dobbiamo fare. Innanzitutto è chiaro che un sistema di regole che non porta a ottenere il risultato non funziona, perché se noi volessimo eliminare gli incidenti stradali proibendo la circolazione
è una soluzione come le altre, ma non è quella che, diciamo, sostanzialmente va bene. È la stessa cosa che stiamo facendo sugli appalti, cioè noi vogliamo evitare che si ruba non facendoli. È bellissima, è una soluzione, come si dice in gergo, del piffero. Perché... anche come le Olimpiadi, l'atteggiamento è chiaro. Cioè, come si fa a non rubare? Non si fanno le Olimpiadi, ma così non è una soluzione. Questo è il problema. Il problema è ragionare in questo modo. Questo porta a questo tipo di problematiche. Allora, il codice degli appalti serve a fare bene delle cose semplici, che è realizzare dei manufatti che si sanno fare. Non è la competenza che manca. Qua ci sono imprese molto competenti. Lasciamo stare noi. Ma ce ne sono tante, tante imprese competenti. Noi abbiamo fatto 80.290 chilometri di strade, 946 chilometri, li leggo perché sennò non me li ricordo neanche io, 946 chilometri di ponti, 52.900 megawatt installati nel mondo, 313 dighe, 2.373 chilometri di tunnel, 13.637 chilometri di ferrovie. Ci vuoi chiedere come diavolo si fa a fare un appalto nel resto del mondo? Lo facciamo in 55 paesi? Così a occhio. Sì. Non saprei nemmeno cosa dire. Comunque passo la parola al professore Giancotti. So, penso si sia capito, diciamo, quello su cui un po' tutti lavoriamo e pensiamo è proprio, come dire, nel capire come sia possibile che lo straordinario in questo paese diventi ordinario. Sono perfettamente consapevole, insomma, come dire, non è tanto, secondo me, quello che intendeva dire Marco sulla natura delle procedure, è che quando c'è la straordinarietà è nella volontà di inseguire un obiettivo, no? Quindi, il caso del ponte era forte, quindi, come dire, si è garantita il massimo della qualità dei progettisti, delle imprese esecutrici. Per questo, diciamo, anche prima parlavo, come dire, di qualità diffusa, che poi alla fine la qualità diffusa incontra anche il mercato, no? Cioè, se io penso, ha citato giustamente la Garbatella, potrei dire Montesacro, però è una tradizione italiana che arriva fino al Villaggio Olimpico, no? Anche il Villaggio Olimpico alla fine è realizzato di corsa, con mille problemi, però edilizia economica e popolare, che, come dire, quartiere gioiello, studiato, insomma, per gli architetti, un quartiere di culto, studiato in tutto il mondo, e che adesso comunque anche il mercato impatta in maniera significativa rispetto, come dire, a qualsiasi altro quartiere. E allora, diciamo, in questa anomalia del caso romano, insomma, mi piaceva invece spostarci su un argomento abbastanza vicino a quello che abbiamo trattato. Un po', lei ha detto una parola bellissima che non si usa più prima, ha detto la parola del costruttore, no? Che, come dire, oggi è una parola sempre meno adoperata, quasi come se uno, non so, cioè percezione comune, come se uno fare il costruttore fosse un mestiere del quale un pochettino vergognarsi, no? Mentre invece nella realtà lascia molto più la parola al termine imprenditore e soprattutto al termine investitore. Cioè Roma, io, insomma, c'è una percezione diffusa come nella realtà non ci siano più costruttori, no? Ma ci siano degli investitori. Allora, il processo che porta alla costruzione di una qualità architettonica, di brandi della città, sembra più il frutto di una concertazione finanziaria, un interesse finanziario che prende il sopravvento, per quanto ci riguardano architetti, sul tema del progetto, no? Che all'interno del processo, vuol dire, proprio l'aspetto accessorio, no? Prima quadrano i conti, ci risistema, e poi, vabbè, chiamiamo l'architetto o qualcuno che in qualche modo ci faccia stare dentro. Tant'è che sembra veramente, ritornando al suo caso, che la qualità non è un problema di norme, sicuramente c'è una necessità di riscrivere le regole, sono d'accordissimo su lei sul codice degli appalti, ma tanto è una cosa di cui sta diventando come il giorno della marmotta, no? Tutti lo diciamo, però poi nessuno si muove. Così come lo diciamo noi per una legge sull'architettura, così come lo diciamo noi per una legge per i concorsi. Ma secondo lei la domanda è, si può trovare, così la butto lì, un punto di equilibrio in assoluto nel disegno di questa città tra la ricerca del profitto e il raggiungimento di una qualità del prodotto edilizio che permetta anche di poter procedere, insomma, con certe sperimentazioni? Si può senz'altro trovare. Tra l'altro, io per esempio penso adesso
a tutto il mondo dei giovani che in qualche modo deve necessariamente poter avere una casa senza impegnare quello che non ha e senza non riuscire a trovarla perché non è in grado di comprarla. Quindi dobbiamo fare dell'edilizia che abbia anche metta le giovani coppie in condizioni di trovare una casa dignitosa per vivere una vita dignitosa. Quindi è un tema, secondo me, sul quale bisogna riflettere: come fare questa nuova architettura, dove farla, come recuperare delle aree che sono dismesse, come creare posti per far sì che la gente del futuro possa vivere bene. E allora dobbiamo un po' metterci a vedere come fare a utilizzare tipologie costruttive meno costose, ma nello stesso tempo come recuperare territorio che è stato già in qualche modo utilizzato male, oppure che oggi non è più utilizzato, per riuscire a recuperare il valore delle aree e trasformarlo a favore della popolazione. Cioè c'è un sacco di patrimonio pubblico che in qualche modo non è utilizzato e che è utilizzato male. Adesso facciamo un esempio stupido: l'ex area della Fiera di Roma, va bene, che sta lì da quanto? Da 20 anni? Da 20 anni ferma. Quel pezzo di territorio, Piazza Navigatori, quella zona lì, insomma, ecco, ci sono stati fatti, adesso non so, sono stati fatti 2 o 3 fabbricati che forse sarebbe stato meglio non fare. Questo è un altro tema. C'è la possibilità di recuperare quel quartiere, adesso sono modeste, diciamo, quei 2 o 3 fabbricati. L'edificio della regione non brilla per bellezza, ma neanche quelli che ci sono davanti o quelli che ci sono dietro. Quindi è chiaro che se noi produciamo questo tipo di architettura, la città non migliora. Questo è il tema. E soprattutto se usiamo il territorio così, con fabbricati che poi tra l'altro poi alla fine non hanno neanche un uso, perché sono, come dice lei, progetti di carattere finanziario, ma non sono progetti di carattere reale. Il tema diventa complicato. Il punto non è tanto saper costruire qua, ma è soprattutto quello che fate voi, cioè saper progettare. Allora, la qualità della progettazione, bisogna che ce lo diciamo in faccia, così come la qualità della giustizia dipende dai professionisti. Cioè dipende, la qualità della progettazione dipende dagli architetti, la qualità della giustizia dipende dagli avvocati. Sono 2 categorie che hanno abdicato al loro ruolo, anche critico, anche nei confronti della qualità dei propri aderenti, cioè dei propri, non voglio dire, dei propri colleghi. Non c'è un stimolo critico a migliorare la qualità del prodotto, non c'è mai. Gli avvocati sono, a mio parere, responsabili della qualità della giustizia quanto i magistrati, non di meno. Eppure anche là non ci sono delle battute. Adesso gli avvocati sono responsabili anche della qualità dell'architettura, diciamo, non c'è nessun costruttore, adesso, nessun architetto adesso, che non adesso si può... Giustamente ha detto una cosa molto vera, che adesso gli avvocati sono anche responsabili della qualità dell'architettura. La quale architettura oggi è più piegata al rispetto delle regole che al canone sostanziale di rispetto non solo della bellezza ma anche dell'utilizzo? Cioè noi siamo entrati in una sorta di film come Le regole di Stazza, non so se qualcuno di voi ha mai fatto il verista o si è mai occupato di regate. Cioè le regole di disegno di una barca che partecipa alle regate sono delle regole sostanzialmente che prescindono dal canone estetico, sono misure a cui quella barca si deve in qualche modo per forza adattare. Allora se la poppa è troppo lunga viene tagliata e si ha questo moncone che in qualche modo si vede. Cioè la regola supera il canone estetico a cui siamo tutti abituati. E architettura è anche questo, è anche estetica, è anche in qualche modo un dibattito su che cos'è la bellezza, che dovremmo in qualche modo riandare a rivedere. Perché se noi guardiamo con occhio critico l'architettura degli ultimi 40 anni, molte cose probabilmente dovremmo rivederle. E questo secondo me è importante, cioè urbanistica e bellezza, urbanistica e politica. Perché sostanzialmente decidere come vivono gli altri, che è una scelta di carattere politico, come si muovono, dove abitano, che tipo di quartieri, come sono fatti, quanto verde c'è, quanto verde non c'è,
come si incontrano le persone, come vanno a comprare le cose, come le utilizzano, che spazi c'hanno all'interno dei fabbricati, è qualcosa sulla quale bisogna riflettere, perché l'urbanistica è come viviamo. E la bellezza invece, che è un'altra delle grandi branche dell'architettura, è come le cose si presentano, come si vivono, che aspetto hanno, come vengono anch'esse vissute, come si possono utilizzare al meglio. Ecco, io penso che qua c'è stata molta libertà negli ultimi 40 anni su tutto, e non necessariamente questo ha significato un miglioramento della qualità generale. E questo mi fa ripensare anche... Dico solo una cosa, Marco, se mi consenti, no, dico, approfitto, tanto così ci registriamo e lo raccontiamo. No, aggiungo solo una nota personale, nel senso che anche come docente è veramente, alla fine, mortificante offrire questo, il mondo di questa città a dei laureati che da un lato, no, lo dico visto che abbiamo colto l'occasione, a questa follia del codice degli appalti che ricade anche sui progetti. Il famoso possesso dei requisiti è una cosa devastante per un giovane, perché adesso è come un cane che si morde la coda. Partecipare ad un concorso significa possedere quei requisiti, significa aver realizzato opere per quell'importo. Se uno non comincia mai, come può acquisire nel suo portfolio opere per quell'importo? E allora si può concedere l'avvalimento, e quindi i giovani finito sotto lo schiaffo degli studi più consolidati. E questo nel pubblico. Nel privato è vero, ci piacerebbe, io posso testimoniare insomma di Marco, conosco molto bene, so il valore che ha, ma nello stesso tempo bisogna anche essere schietti nel dire che a Roma qualsiasi, chiamiamolo proponente, per usare un termine generico, privilegia senza di tutto, per prima cosa, chi riesce a muoversi dentro questa macchina della burocrazia romana. E certo, la qualità è l'ultimo dei... Vuol dire, si preoccupa molto più di chi gli fa un permesso di costruire in meno di 18 mesi piuttosto che uno che magari alla prima esperienza fa un lavoro di qualità, però alla fine, come capita a noi comuni mortali, ci impiega 2 anni. Io credo che anche a lei, no, nel suo caso, non penso che sia felice della burocrazia. Pensi per un giovane, cioè questa giungla nella quale poi alla fine è vero, sì, la qualità, però nella città di Roma... Per questo facevo la battuta sugli avvocati, no? Oggi non c'è un progetto che vada a permesso di costruire di un certo livello se non è prima passato dall'avvocato che l'ha scritto le lettere di trasmissione. Ormai i progetti li ha scritto tutti gli avvocati, non c'è dubbio. Ma sarà sempre più così, sarà sempre più lontano dal canone estetico, sarà sempre più lontano dall'arte. Cioè oggi io immagino Michelangelo che arriva a Roma oggi e guarda questa città e la guarda dall'alto e la guardo come la guardo io quando ritorno quasi tutti i giorni con l'aereo e ci passo sopra, va bene? Allora, per me questa città mi dà sempre questa sensazione fantastica che vi dicevo all'inizio del ritorno a casa, della bellezza, perché dall'alto incredibilmente questa città è bella. Cioè le piante della città funzionano, se uno la guarda in pianta la città ha un suo perché, è urbanisticamente interessante, è bella da vedere, cioè incredibilmente le piante sono belle. Sono i prospetti che sono un pochino diversi. Là, purtroppo, c'è la mano fatata, gli spazi occupati non sono brutti. Sulla pianta la città regge poco sul prospetto e sull'utilizzo dello spazio. La regge poco, là ci vuole secondo me qualche cosa in più, dobbiamo fare un salto di qualità. Dovremmo ricordarci proprio della responsabilità sociale dell'architettura, perché se le relazioni sociali avvengono in relazioni spaziali, solo così si può capire quanto è importante lo spazio nella quale una persona vive e si incontra. È fondamentale, ma diciamo l'ultima cosa poi vi lascio, ma che per esempio... la destinazione di questa città, la destinazione di macchina, cioè questa macchina che serve? Questa città, oltre a far vivere le persone nelle case, tutte le città sono macchine per produrre. Allora, la nostra città che cosa fa? È una macchina turistica perché sfrutta questo centro storico in modo, tra l'altro, tutto da rivedere, secondo me.
perché è un turismo assurdo, consumatore, è un turismo quasi conquistatore, esclusivo. Io voglio dire, io sono qua, il nostro ufficio sta qui davanti Fontana di Trevi. Adesso io col Covid ho riscoperto che esiste Fontana di Trevi, sarà impossibile vederla. Cioè non c'è Fontana di Trevi, c'è un nuvolo di persone con dei mezzi che non so neanche dove li mettano per scaricarli così con questo ritmo. Ci sono solo negozi che vendono robaccia prodotta in Cina o da altre parti, paccottiglie di ogni tipo. Cioè, abbiamo trasformato questa città in una schifezza per tutti, per gli abitanti che ci sono, anche per quelli che non si occupano di turismo, perché poi un'altra delle destinazioni di questa città è la politica, sono i ministeri. L'industria ci sta lasciando. Adesso l'industria ci ha quasi del tutto lasciato. In pratica Milano ha riassorbito tutto quello che di positivo c'era nel sud e se lo è mangiato. Non per sua volontà, ma perché come tutti i poli è aggregante e in qualche modo richiama, attrae. E quindi ci sta portando via da Roma tutto quello che in qualche modo è essere società, essere aziende, ricerca, impiego, ragazzi. Cioè è un tema preoccupante per una città come questa. Preoccupante, di cui si dovrebbe preoccupare qualcuno che non se ne preoccupa. Cioè il fatto di vedere questo flusso di persone, di intelligenze, di opportunità, di stimolo, di occasioni che se ne va via, dovrebbe non solo preoccupare, ma dovrebbe non fare dormire quelle persone che oggi hanno al comando di una città come questa. Invece dormono serenamente, non sono affatto preoccupati, non si taglia l'erba, i ragazzi non hanno un futuro, ma non sono affatto preoccupati da questo. E questo è un po' il male, capito? Allora io dico, voi che avete di fronte questo futuro e che c'è qualcuno che in qualche modo ve lo mette in discussione, dovete reagire. Dovete reagire, non potete far passare questa cosa così. Bisogna urlare, bisogna strillare. Perché questa città non se lo merita questo degrado. Non se lo merita perché la gente che ci abita è meravigliosa. Non se lo merita perché è una città bellissima. Bellissima anche dove è brutta. Cioè è meglio di tanti altri posti. Le nostre periferie brutte sono meglio di tante altre periferie brutte che io ho visto. Quindi non siamo il peggio. Anche dove abbiamo sbagliato, non siamo il peggio. Possiamo migliorare, cioè abbiamo tantissime cose da fare. E quelle sono occasioni straordinarie per ragazzi come voi. Cioè rimettere a posto, Renzo Piano dice che bisogna rammendare il tessuto che si è strappato. Ecco, è il lavoro vostro. Samuel Pagliotto? È abbastanza difficile continuare. No, è perché è molto, cioè quello che dice è veramente pieno carico e mi ritrovo in tutto il suo pensiero. E ho notato che ha due sguardi diversi. Uno sguardo quando appunto parla dello stato attuale di Roma, con degli occhi non tristi, però un po' demoralizzati. Invece ho notato che ha avuto uno sguardo allegro, con degli occhi lucidi, quando ha in un'intervista ha risposto della metropolitana sempre di Copenaghen, dicendo che i bambini di Copenaghen fino ad ora non avevano mai visto la città senza lavoro in corso, ma adesso possono godere dei loro frutti. E l'ha detto con un viso, con uno sguardo allegro, come di qualcuno che appunto ha fatto il proprio dovere, l'ha fatto bene e è contento di quello che è stato fatto. E quindi volevo appunto chiederle, dato che il 93% del fatturato deriva da lavori esteri di WeBuild, mentre solo il restante 7% arriva da lavori italiani, le chiederei appunto una riflessione riguardo questo squilibrio, considerando che l'Italia necessita la realizzazione di opere di cui voi vi occupate e che vi posizionano ai primi posti nella scena mondiale. Quindi come costruttore, un po' già l'ho accennato, però come costruttore e imprenditore cosa ne pensa di questa situazione? Ma mi piaceva sentire, se posso, come lei, come italiano e come romano, come si sente?
Io mi sento che ho 62 anni, ho avuto moltissimo da questa città, da questo paese, e in qualche modo mi sento debitore, cioè io voglio fare per questo paese qualche cosa, perché secondo me mi ha dato tantissimo, e quindi bisogna in qualche modo avere questo senso del rispetto e del debito verso la comunità che ti ha offerto delle possibilità straordinarie. Allora, su questo sto facendo quello che posso, perché io non mi occupo di politica, per cercare di rilanciare un po' la voglia di investimento, cercando di fare quello che posso nelle dimostrazioni empiriche che poi colpiscono l'immaginazione collettiva e rendono tutto possibile. Allora, la sfida del ponte, che si poteva vivere in tante maniere, si poteva anche dire piove, non si va a lavorare, fa freddo, non si va a lavorare, il vento supera i 40 km all'ora, non si va a lavorare, si può fare in tante maniere. Cioè, il secchio delle scuse è sempre enormemente pieno, ce ne sono migliaia di scuse per non fare. Siamo tutti degli artisti per trovare delle scuse, ma quando tu non le cerchi e cerchi invece delle ragioni per fare, diventa molto più complicato. Però il risultato brilla. Allora, il ponte brilla perché c'è stata della gente là sopra che anche sulle pile, quando ci sta a 60 km all'ora e pioggia battente, io me lo ricorderò sempre, il saluto di Natale di quest'anno è stato fatto con quei ragazzi sulle pile a 60 metri che stavano attaccati a fare perché il vento se li portava via e volevano salutare i loro colleghi. Allora, questo ti fa vedere che cosa vuol dire impegno per fare le cose. Poi quel ponte parla adesso, perché parla a tutti dicendo ma insomma si può fare infrastrutture, farle bene legalmente, rispettando le leggi, rispettando le norme, si possono fare, sì. Allora la gente capisce che non si può solo rubare, si può anche fare le cose fatte bene, non ci sono solo ladri, ci sono anche gente per bene che fa le cose. Allora, questo messaggio, che secondo me è molto importante, perché senza il consenso non si riesce a fare nulla in una democrazia, è ragionevole che sia così, bisogna anche guadagnarselo questo rispetto, guadagnarsi questo consenso. Ecco, oggi secondo me può modificare in bene le cose, cioè oggi noi con il ponte di Genova e con la convincimento delle persone che allora si può fare, possiamo cambiare questo paese. È un'occasione che non possiamo perdere. Abbiamo la possibilità di indebitarci, abbiamo la possibilità di avere tanti soldi, possiamo spenderli finalmente per mettere a posto le tantissime cose che abbiamo che non funzionano, possiamo rifare le dorsali di mobilità, possiamo rimettere a posto le nostre città, possiamo rimettere a posto le strade delle nostre città. Ma immaginate il centro storico di Roma, in che condizioni versa le strade. Io non riesco mai a nascondere la mia rabbia quando vedo questo, mi dispiace perché dovrei essere più freddo nell'affrontare queste cose, ma non ce la faccio. E faccio uno sforzo tremendo, poi mi affatico. Il dottore mi ha detto che non lo devo fare. Vabbè, ma è comprensibile, quando si ama la propria nazione. Non si può. E non possiamo pensare che lo stadio della Roma sia il più grande progetto architettonico di cui discutere per i prossimi 20 anni. Non si può. Lo stadio è una virgola di un discorso. Sì. Lo stadio è una sciocchezza. Noi siamo qua tutti, architetti, costruttori, politici, che cosa pensano che sia il futuro della città? È lo stadio della Roma. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma non si può essere così. I vermi anuri piatti pensano in questa maniera, i microbi possono avere questa altezza di pensiero, i microcefali. Dobbiamo smetterla di essere così attaccati alla terra, se non altro come altezza di pensiero. Cioè, rimaniamo attaccati alla terra, ma non con un pensiero così modesto. Marco Tanzilli, sì. Per un ultimo intervento. Sì, no, la mia ultima domanda in realtà in qualche modo ha anche risposto adesso, perché volevo capire questa trasformazione appunto da Salini in Pregiro a WeBuild, che insomma è avvenuta negli ultimi mesi. Ho letto che in qualche modo fa parte in realtà di un progetto più grande ideato da lei, che ha definito Progetto Italia, che
serva rimettere un po' in moto tutto il settore delle costruzioni a 360 gradi. E quindi volevo capire, visto che immagino che questa sia veramente una visione, e noi in questi talk parliamo proprio di visioni, sia una visione a lungo raggio o a, veramente molto grande su tutta l'Italia, a capire un po' quali sono i punti nevralgici di questo progetto Italia e capire, visto il periodo di architettura, il ruolo degli architetti in qualche modo, quale potrà essere all'interno di questo grande progetto Italia. Ma diciamo, progetto Italia è il sogno della conservazione delle competenze. Allora io penso che oggi i mestieri, i saperi, sono una cosa da difendere a ogni costo, perché sono la differenza che noi possiamo portare nell'essere uomini e soprattutto nel realizzare il nostro viaggio in questo mondo, cioè essere competenti, saper fare le cose. Allora, non so se voi avete lo stesso sguardo che ho io quando vedo la gente che lavora e osservo movimento delle mani, delle persone riescono dal nulla a fare qualche cosa, a fare un manufatto, a crearlo. Cioè, questa è per me una cosa importantissima. Allora pensavo a tutte queste aziende che in qualche modo sono capaci di realizzare con le mani le cose, di farle con quella magia che è straordinaria, che sono devastate da questo mondo di piccolissimi uomini che corrono appresso al codice di appalti, al fatto che non ti pagano, al fatto che controllano ogni cosa, e tutte queste fantastiche aziende sono a rischio di dispersione, cioè non, queste persone si perdono queste competenze. Allora ho fatto un pensiero di dire la dimensione che noi abbiamo in questo paese è una dimensione piccolissima, queste dimensioni piccole oggi una scala globale non possono più vivere, sono incapaci di vivere se non in una nicchia di territorio piccolissimo facendo solo cose molto specialistiche. Invece ci sono tanta gente che fa questo, per esempio di Cossi, un'azienda che noi abbiamo comprato, rilevandola dal fallimento, e oggi sta facendo a Genova le pile, ha fatto a Genova le pile del ponte di Genova a tempi record, cioè gente molto competente, capace e che sa fare il mestiere, che rischiava di scomparire. Oppure Selli, un'altra azienda che abbiamo preso, che è una delle aziende più competenti al mondo nelle tunneling boring machine per poter fare i tunnel, di cui noi siamo un leader mondiale. Quindi un'azienda che rischiava di scomparire, stiamo cercando di salvarla, di portarla con noi, e adesso sta lavorando con noi al COCIV, ha lavorato a Copenaghen, lavora in altri posti insieme a noi, quindi è diventata un'altra dei nostri oggetti. Astaldi, un'azienda che ha fatto tantissime cose in tutto il mondo, gente molto capace, competente. Speriamo che il 23 di giugno questa epopea burocratica si concluda e si riesca a stare insieme, a lavorare insieme, come stiamo già facendo in diverse parti del mondo e anche in Italia. Ma poi ci sono tantissime altre realtà che possono essere in qualche modo aggregate a questo gruppo che deve raggiungere dimensioni più importanti. Noi a Staldi grosso modo faremo circa 7-8 miliardi di fatturato all'anno, che sono pochi. Ne dobbiamo fare 14-15 per essere sostanzialmente un peer europeo di dimensione che compete con tutti quanti gli altri in condizioni paritetiche. Per farvi un esempio, i nostri concorrenti francesi, Vinci e Bouygues, fanno rispettivamente 60 e 45 miliardi. Così per darvi un'idea, i nostri competitor tedeschi altrettanto, i nostri competitor spagnoli anche di più. Quindi sono tutti i gruppi cinesi, è meglio che non ne parlo perché stiamo superando i 100 miliardi. Quindi insomma, ecco, la dimensione purtroppo in un mondo globale fa la differenza. È la massa che conta, anche per poter distribuire il costo dei processi, che è sempre più elevato, su un fatturato che abbia significativa dimensione. Oggi noi abbiamo circa 130.000 persone nel mondo, che non sono poche,
non bastano. Scusi se mi interrompo, Presidente, ma forse per riuscire a ripartire e diventare leader globale sarebbe forse un sogno, eh? Un bel progetto vero su Roma. E così mi allaccio, diciamo, alla domanda finale per avviarci alla conclusione, citando come Roma veniva considerata una città interrotta perché si è cessato di immaginarla. Allora, siccome questo progetto di conversazioni mira proprio a creare delle visioni, lei da costruttore e da imprenditore, qual è la sua visione, come sta facendo, come sta dicendo, sull'Italia, ma proprio anche su Roma? Su Roma intanto è l'auspicio che questa città riabbia una politica che immagini, cioè che viva il suo ruolo come servizio, e come servizio si confronti con la città in termini oggettivi, tecnici, competenti, e che invece di dare risposte surreali dia risposte concrete. Questo è il primo auspicio che io faccio a una città che è democratica, profondamente democratica, e che deve trovare la forza di eleggere delle persone alla guida della città che possano riprendere questo percorso di immaginazione collettiva di futuro e capire cosa fare, modificare questo turismo assurdo e consumatore, rimodificare la presenza dei ministeri e metterli nei posti corretti, di riqualificare il centro storico, riqualificare le periferie, dare una mobilità concreta. Cioè, Roma è una città che è il cuore di questa nazione, cioè va in qualche modo ritonificata da una visione del futuro. Noi spendiamo oggi 50 euro ad abitante a Roma contro i 257 a Milano. Mi si dica perché? Perché poi dici, sai, Milano è più bella, sì, spendiamo 5 volte. Allora, è probabile che spendendo 5 volte anche Roma diventerebbe più bella, no? Ecco, allora, tanto per cominciare, se c'è qualcuno che diffonde quali sono i dati di spesa, di investimenti, una città che vive continuamente asfissiata dai creditori e soprattutto non è capace di cancellare i debiti del passato e non è capace di spendere nel presente, cioè, così è impossibile. Se non tagliamo l'erba, il resto è filosofia. È inutile che pensiamo alle grandi linee di penetrazione urbana quando siamo ancora col problema di chi taglia l'erba. Cioè abbiamo 57.000 dipendenti a Roma, 57.000, più o meno la General Electric. Cioè, e non siamo in grado di far funzionare un tagliaerba, ma veramente. Non ce n'è uno in questi 57.000 che sa tagliare l'erba. Quindi forse dovremmo ripartire. Guardi, ci sono 60 impiegati al Roseto Comunale. Lo sa quanti sono i giardinieri? Pochissimi. Due. Se riuscissimo a mantenere bello il giardino di casa, forse sarebbe un buon passo d'inizio. La ringraziamo veramente per il tempo che ci ha dedicato e per i numerosi spunti. Grazie a voi. Grazie. Mi raccomando, ragazzi, in gamba e credeteci. Grazie. Ci proviamo. Grazie. 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 Buona giornata a tutti. Arrivederci.